Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Il giudice del Tribunale di Ferrara ha deciso che i sei ex dirigenti della Solvay e della Imperial Chemical Industries, oggi tutti ultra ottantenni, non sono colpevoli di aver omesso le misure di sicurezza nello stabilimento ferrarese Solvic e dunque di aver fatto ammalare gli operai per l'esposizione a sostanze nocive. L'accusa, portata avanti in primo grado dai pubblici ministeri Guerra e Volta, aveva chiesto 3 anni e mezzo per lesioni colpose aggravate e omessa previsione di cautele sul posto di lavoro, reato che presuppone il dolo. Nessun risarcimento dunque per le parti civili, l'INAIL, il Comune, i sindacati, Legambiente e soprattutto Cipro Mazzoni e Michele Mantoan, due operai addetti alla pulizia delle autoclavi dove si eseguiva la polimerizzazione del CVM per la produzione di plastica PVC. A entrambi è stato diagnosticato un tumore al fegato. Nel processo, iniziato nel 2009, il giudice ha stabilito che non è dimostrata l'esistenza di una causa diretta fra il lavoro svolto alla Solvay e la malattia. Grande la delusione espressa dal presidente regionale di Legambiente, Lorenzo Frattini, secondo cui la sentenza va contro l'orientamento emerso più volte in vari tribunali italiani a proposito di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci aspettavamo un altro tipo di sentenza e quindi la reazione è sicuramente di amarezza, perché eravamo a fianco delle famiglie dei due lavoratori coinvolti e abbiamo bene in mente tutti i casi di lavoratori che in questi anni comunque sono in corso in patologie tumorali. Dovremmo innanzitutto leggere le motivazioni della sentenza, che ci sarà fra 90 giorni, sicuramente l'intenzione di proseguire c'è.